morto nel torrente Bares il turista di 60 anni australiano che era disperso da ieri pomeriggio sui monti di Livo. L'uomo era sparito mentre faceva canyoning e l'amica che era con lui aveva dato l'allarme facendo scattare un'ingente mobilitazione per le ricerche. In serata il corpo dell'uomo è stato ritrovato in una forra. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, Terence Lee, in vacanza sul lago di Como con la moglie e altri amici, stava facendo canyoning con un'amica sui monti dell'Alto Lago. La donna, durante l'escursione, ha deciso di rinunciare e il 60enne ha scelto invece di proseguire da solo. Tempo dopo, la donna ha visto lo zaino dell'amico trascinato dall'acqua e, non riuscendo a contattarlo, si è allarmata e ha chiesto aiuto a un gruppo di turisti tedeschi arrivati in quel momento nella zona. I giovani hanno chiamato il 112 ed è stato inviato l'elicottero del 118, che ha calato nella zona delle ricerche due tecnici del soccorso alpino. I soccorritori, spiegano, hanno individuato le corde che erano state probabilmente ancorate dall'uomo per la discesa. Il corpo del 60enne era a poca distanza, sott'acqua, nel primo tratto del torrente, purtroppo già senza vita. Il corpo dell'uomo è stato recuperato in tarda serata e poi trasferito con il verricello sull'elicottero e trasportato all'ospedale di Gravedona. Per le ricerche e il recupero hanno lavorato 20 tecnici del soccorso alpino, delle stazioni di Dongo e l'area occidentale, oltre alla squadra Forre regionale lombarda. Alla lavoro anche i vigili del fuoco di Como. Il torrente Bares, spiegano i tecnici del soccorso alpino, si trova in una zona circa 2 ore e mezza di cammino dal più vicino parcheggio ed è molto complesso, richiede competenze sia alpinistiche sia di canyoning. In questi giorni la portata d'acqua è notevole a causa delle ultime precipitazioni che hanno interessato l'arco alpino.